Ultima edizione di Stadio News in studio Riccardo Gatto, seduta pomeridiana per il Palermo di Beppe Iachini, che riprenderà oggi la preparazione in vista della gara di domenica pomeriggio contro il Cesena, da valutare le condizioni di Edgar Barreto, che nella scorsa settimana si è allenato a parte. Il terzino marocchino del Palermo, Achraf El Azzar, parla così dal ritiro della nazionale marocchina del momento di forma dei rosanero, reduci da due sconfitte consecutive. Il presidente Zamperini ci sta sempre vicino e ci carica. Non penso che potrà mai far qualcosa contro la squadra o che possa danneggiarci in qualche modo. Il difensore ivoriano del Palermo, Souleymane Bamba, ha parlato degli obiettivi stagionali del club, della sua voglia di essere titolare e delle vicende che lo hanno portato a trasferirsi nel massimo campionato italiano. Ho firmato per 3 anni e, per essere onesti, la Serie A non era la mia priorità, ha spiegato Bamba. Avevo offerti in Inghilterra e in Francia, ma anche dalla Germania. Poi però è arrivata l'offerta del Palermo, che è stata la più interessante, soprattutto a livello sportivo. L'ex direttore del Palermo, Rino Foschi, ha fornito la sua versione in merito alla cessione di Luca Toni alla Fiorentina nell'estate del 2005. Io l'ho venduto, non voleva restare, ha spiegato il dirigente romagnolo. Guardate la carriera di Toni, ogni 2 anni cambia squadra. L'ho comprato in lire e venduto in euro. L'ho venduto quando andava venduto e ho fatto bene. Seduta pomeridiana d'allenamento anche per il Cesena, che si prepara alla delicata sfida di domenica contro il Palermo. Bisoli non avrà a disposizione né Lucchini né Cascione per squalifica e per infortunio. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.